Ha facoltà di intervenire il deputato Di Stefano, prego. Grazie Presidente. Fico, è un onore ricevere da lei la parola, sinceramente, benvenuto. Colleghi deputate e colleghi deputati, prima di tutto fatemi salutare il Presidente Conte e la squadra dei Ministri. Per chi come me ha lottato 10 anni per dare questa occasione di cambiamento all'Italia, è un onore e un'opportunità incredibile. Non farò, come hanno fatto in tanti, l'esegesi degli intenti di quello che ha detto e che non ha detto, perché quello che vogliono gli italiani è vedere i fatti e sono certo che questa squadra di governo, con questa maggioranza parlamentare, darà risposte agli italiani. Vorrei complimentarmi però con lei, Presidente, per la nitida visione geopolitica e geostrategica che è già emersa dai suoi primi discorsi e che segna una distanza siderale dal servilismo cieco di chi l'ha preceduta. Siamo stati per anni definiti coloro che volevano distruggere ora l'Europa, ora le nostre alleanze storiche, e poco importa se a dirlo fossero proprio coloro che stavano portando l'Italia esattamente in quella direzione, con politiche miopi e controproducenti. Sì, Presidente, perché è bene dirlo e rimarcarlo forte, come ha fatto lei nei suoi discorsi, avere paura di riformare, di crescere, di migliorare, ma soprattutto di pretendere rispetto ed un ruolo alla pari con gli altri paesi fondatori dell'Unione Europea è ed è sempre stata la causa della disaffezione del popolo italiano verso le istituzioni internazionali e i nostri partner, ed è la perdita di credibilità internazionale il frutto di questa miopia. Non abbiamo mai creduto nel ce lo chiede l'Europa, abbiamo sempre saputo invece che dietro quella frase si celasse l'incapacità dei governi italiani precedenti di farsi spazio nel consesso europeo, di stabilire relazioni forti e alla pari, di rappresentare l'Italia perseguendo l'interesse degli italiani come vuole la Costituzione. L'Unione Europea, questo sogno di libertà e comunità col quale la mia generazione è cresciuta, sta crollando per colpa dell'immobilismo e della cecità di una visione che ignora le cosiddette periferie europee. Noi vogliamo salvare questo sogno e per farlo non c'è altra strada che la ridiscussione di accordi e trattati che ledono i nostri interessi, quelli del popolo italiano. Voglio partire quindi da alcuni ambiti fondamentali. Europa. L'Europa è la nostra casa naturale, e ha fatto bene Presidente a rimarcarlo più volte, ed è proprio per questo che vogliamo curarla dal male di cui soffre, l'incompleta attuazione delle direttive con le quali era stata pensata, tracciata nel 92 con il Trattato di Maastricht e confermata nel 2007 col Trattato di Lisbona. In questi trattati, Presidente, si chiede di promuovere un progresso economico e sociale equilibrato e sostenibile nell'attuazione di un'unione economica. Occorrerà estendere alla BCE lo statuto vigente alle principali banche centrali nel mondo per raggiungere un'unione monetaria adeguata agli squilibri geopolitici ed economici prevalenti. Servirà maggiore condivisione nell'affermare l'identità europea sulla scena internazionale, disconoscendo la supremazia di uno o più Stati membri, perché in contrasto col fondamento democratico dell'Unione. È tempo di attuare l'impegno preso in sede di trattato di istituire una cittadinanza dell'Unione che sia espressione della parità dei diritti, degli interessi dei cittadini europei. Dovremmo puntare a una stretta cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni per garantire la sicurezza di tutti i cittadini europei. Bisognerà rafforzare il ruolo e i poteri del Parlamento europeo, in quanto unica istituzione europea ad avere una legittimazione democratica diretta, e nel farlo servirà a depotenziare gli organismi privi di tale legittimazione. Dovremo aumentare il coinvolgimento nei territori attraverso una rappresentanza effettiva delle regioni. Occorre riportare agli Stati le competenze che l'Unione Europea non riesce a gestire efficacemente, e questo è sancito anche negli accordi dell'Unione Europea. Vanno debellati i fenomeni di dumping all'interno dell'Unione, eliminate le decisioni lesive degli interessi della piccola industria, valorizzate le nostre eccellenze produttive, perseguite le contraffazioni, le violazioni dei marchi, la circolazione dei falsi, proibendo le confusioni tra made by Italy e made in Italy e imponendo la dichiarazione di origine dei prodotti. Occorrerà rivedere, insieme ai partner europei, l'impianto della governance economica europea, politica monetaria, patto di stabilità e crescita, fiscal compact, MES e tanto altro, attualmente asimmetrico e basato sul predominio del mercato rispetto alla più vasta dimensione economica e sociale. Ci impegneremo nel superamento della direttiva Bolkestein. Gli accordi commerciali, altro tassello fondamentale, l'Italia vive di export ed è quindi evidente che il libero scambio sia un caposaldo per il nostro paese. L'Italia però produce altissima qualità, eccellenze dell'agroalimentare e del tessile.
L'Italia ha a cuore la salubrità del cibo, come la dignità del lavoro e il rispetto dell'ambiente. Per tutti questi motivi, Presidente, occorrerà opporsi in modo deciso a tutti quei trattati, come il TTIP e il CETA o l'inclusione della Cina nelle economie di mercato, che dietro il concetto di libero mercato nascondono la violazione di questi valori e ledono la tutela dei diritti dei cittadini e del mercato interno alla UE. Immigrazione. Il superamento del Trattato di Dublino per introdurre finalmente il concetto di ripartizione obbligatoria di richiedenti asilo nei 27 paesi comunitari deve diventare la priorità di questo governo. Bisognerà inoltre iniziare a definire chiaramente come gestire chi non ha diritto, visto che questa parte di migranti continuerà comunque a rappresentare la maggioranza di chi arriva sul nostro territorio e far finta che non esista non risolverà certamente le cose e non migliorerà le loro condizioni. Occorrerà stipulare accordi per il rimpatrio con i paesi africani consapevoli della necessità di rapportarci agli stessi con un approccio responsabile e paritario, chiesto tra l'altro dagli stessi ambasciatori africani alla conferenza Italia-Africa dell'ultimo anno. Occorrerà stabilire vie legali di accesso per evitare che chi ha il diritto debba rischiare la vita per esercitarlo. Occorrerà soprattutto dotare i prefetti di una struttura all'altezza del gravoso compito che svolgono nella concessione o meno dello status di rifugiato, attrezzando le commissioni territoriali in modo adeguato. In Europa, Presidente, dovremo andare a ribaltare un concetto su tutti. Il richiedente asilo deve avere come interlocutore l'Unione Europea, non l'Italia, la Grecia o la Spagna. Il concetto dell'Italia, porto d'Europa, ci ha reso schiavi dell'idea che bastasse pagarci, tra l'altro poco e male, per lasciarci da soli a gestire la crisi migratoria. Se il migrante ha diritto, deve lasciare il suo paese in modo sicuro, in legalità e con la consapevolezza di trovare in Europa la possibilità di integrarsi e contribuire alla crescita del paese che lo ospita. Un'attenzione particolare, Presidente, dovremmo darla alla lotta alle mafie che speculano sull'immigrazione e la sfruttano con fenomeni ignobili come il caporalato e soprattutto alla tutela delle categorie vulnerabili come i minori e i potenziali apolidi. Difesa. In un momento storico in cui la minaccia cibernetica e quella del terrorismo internazionale creano forti preoccupazioni, nonostante la disponibilità delle migliori conoscenze tecnologiche, non riusciamo ancora a prevedere gli attacchi e le loro conseguenze. Sarà fondamentale sviluppare nuove forme di collaborazione in ambito di intelligence e sicurezza con i nostri alleati e provare anche a consolidare i rapporti con i nostri competitor per contrastare le minacce comuni. Occorre dotare le nostre forze armate degli strumenti tecnologici e delle competenze specifiche per affrontare queste sfide globali e razionalizzare le spese e le risorse, attuando scelte radicali e improcrastinabili come il ritiro del contingente dall'Afghanistan e il continuo sostegno invece alle missioni di successo come quelle in Libano. Parlavo di spending review e voglio dire qualche parola in più su questo. L'obiettivo è rendere lo strumento militare più efficiente e dirottare i fondi dove davvero servono. Occorre realizzare lo sviluppo tecnologico, valorizzare lo sviluppo tecnologico e le eccellenze prodotte dalle industrie della difesa, escludendo però gli investimenti sui sistemi d'arma non motivati da reali esigenze nazionali e in contrasto con il nostro dettato costituzionale. C'è chi nell'esercito vede solo divise. Noi vediamo uomini, donne, famiglie, persone con esigenze, esperienze e vite vissute con sacrificio e abnegazione. Ecco perché, Presidente, dovremo affrontare con forza il tema dei diritti dei militari e della salute degli stessi. Agricoltura e pesca. Sono due settori fondamentali per l'economia nazionale e tra i più discussi anche in ambito di Unione Europea. Dovremo essere in grado di intervenire con determinazione nelle opportune sedi comunitarie al fine di evitare tagli al budget per la programmazione post-2020, di cui molto si parla, e operare affinché queste politiche tengano in considerazione la specificità dei nostri mari. La tutela dell'italianità, intesa come valore aggiunto del Made in Italy, dovrà essere un altro obiettivo cardine dell'azione di governo per introdurre l'obbligo di indicare in etichetta in modo chiaro e inequivocabile l'origine della materia prima utilizzata. Mi rincuora quindi sapere, Presidente, a fronte di tutto questo, che la Cancelliera Merkel e il Presidente Macron l'abbiano già chiamata per stabilire un primo contatto e sono certo che il G7 sarà un'occasione d'oro per tracciare le prime linee di una collaborazione che deve divenire quanto più strutturale possibile.
Presidente, lei ieri ha detto parole importanti che spero la guideranno nei prossimi anni, già a partire proprio dal G7 di questo fine settimana. Ha ribadito la convinta appartenenza del nostro Paese all'Alleanza Atlantica, con gli Stati Uniti d'America quale alleato privilegiato, e ha detto che saremo fautori di un'apertura alla Russia che ha consolidato negli ultimi anni il suo ruolo internazionale in varie crisi geopolitiche. Noi, confermando totalmente questo orientamento, come tra l'altro abbiamo sempre fatto, vogliamo rimarcare la necessità di una prospettiva multipolare che riporti l'Italia al centro delle dinamiche del Mediterraneo e quindi dell'Europa tutta. Molti italiani pensano che l'Italia sia apprezzata nel mondo solo per la cultura, l'arte, le tradizioni, il cibo e la bellezza dei suoi paesaggi. Non è così. L'Italia è stata per decenni simbolo internazionale di equilibrio, razionalità, umanità, cooperazione e mediazione dei conflitti. È tempo di tornare a essere tutto questo e le garantisco che, nonostante i gravi errori degli ultimi governi, siamo ancora in tempo, perché tutto il mondo ci riconosce questa propensione naturale. L'Italia può e deve essere fautrice della migliore diplomazia internazionale. È per questo, Presidente, che non dovrà ignorare la necessità improcrastinabile di aumentare la dotazione economica del Ministero degli Affari Esteri, dopo aver provveduto in modo serio a una razionalizzazione e normalizzazione delle spese dello stesso, attuata con l'aiuto prezioso delle eccellenti professionalità della Farnesina e del Segretario Generale. Una migliore diplomazia si traduce in vantaggio diretto per la nostra nazione e in maggiore capacità di interlocuzione con i nostri alleati, che, come abbiamo imparato in questi anni, non vogliono yes men, vogliono invece riferimenti sinceri e affidabili. Non amano chi bacia la mano del dittatore e l'indomani lo ammazza, come non amano chi si dice fedele e poi parla con nemico di nascosto. L'Italia ha bisogno di una politica estera trasparente, matura, lungimirante e programmatica. Abbiamo bisogno di comunicare ai nostri alleati la strada che tracceremo nel prossimo decennio senza cambiare continuamente direzione come le bandiere. Abbiamo enormi opportunità da cogliere, dal modo in cui affronteremo fenomeni come la nuova via della seta, o crisi come quella siriana, o ripartenze come quella libica, dipenderà il nostro futuro. Una cosa è certa. Parlare di politica estera oggi significa parlare di sviluppo economico in tutte le sue accezioni. Non è un caso che afferiscano ormai ci sia l'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo che gli istituti di commercio estero. Rilanciare l'Italia all'estero significa far funzionare come un corpo unico queste due strutture e avere un canale privilegiato con gli interni per la partita degli accordi strategici internazionali. Politiche migratorie, politiche di sicurezza, intelligence, commercio, sviluppo, ambiente, il futuro di tutto questo passa dalla capacità che avremo di cooperare a livello globale con i nostri partner e aprirci a nuovi partner, consapevoli che al di là dello steccato storico all'interno del quale ci sentiamo protetti, vive 2/3 della popolazione mondiale e non possiamo ignorarlo. La nostra casa naturale è l'Europa, dicevamo, ma una casa vive felice quando gli inquilini ne hanno le chiavi e la condividono con amicizie in grado di arricchirli nella loro diversità. Concludo, Presidente, augurandole di raggiungere questi obiettivi e ridare finalmente agli italiani la dignità internazionale che meritano, l'orgoglio di essere italiani, la gioia di veder sventolare la bandiera italiana e di cantare l'inno, ma soprattutto la consapevolezza di essere cittadini di un paese fiero e sovrano, inserito in un contesto meravigliosamente multipolare e coeso. Dialogo, trasparenza, multilateralismo, rispetto e amore per i diritti fondamentali dell'uomo, dei popoli e delle nazioni. Sia questa la strada da seguire e renderà orgogliosi di lei 60 milioni di italiani. Grazie.